Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, si sono svolti stamani in forma privata i funerali di Fausto Filippone, l'uomo di 49 anni che domenica scorsa, 20 maggio, ha ucciso prima la moglie, spinta dal secondo piano di un balcone di un appartamento di Chieti, e poi la figlia Ludovica, lanciata dal viadotto Alento dell'A14 e si è suicidato allo stesso modo dopo 7 ore di trattative. Qui vediamo le immagini. Le esequie si sono svolte a Pescara alla Chiesa dello Spirito Santo. Dio, ha detto nell'omelia il parroco Don Giorgio Campili, ci raggiunge nella profondità del baratro della nostra esistenza per riprenderci e certamente potrà farlo anche con il nostro fratello Fausto. Al termine del rito funebre, Don Giorgio ha abbracciato e accarezzato la sorella di Fausto, Antonella. Un abbraccio più lungo, quello per il padre di Fausto, Antonio, già provato nei mesi scorsi dalla perdita della moglie dopo una lunga malattia degenerativa. Gli amici di sempre hanno dedicato a Fausto l'unico mazzo di fiori appoggiato alla bara, piccoli fiori bianchi. Domani l'ultimo saluto a Marina Angrilli e sua figlia Ludovica. I funerali verranno celebrati alle 15:30 nella chiesa di Cristo Re, via del Santuario, ai Colli di Pescara. Data e luogo sono stati confermati stamani dopo gli ultimi adempimenti burocratici. Proseguiamo e ci spostiamo all'Aquila. Le inchieste sulla ricostruzione sono solo una minima parte del grande impegno economico. Il vero problema è rappresentato dalla carenza di personale. Parola del sindaco Pierluigi Biondi, il servizio di Daniela Rosone. Le inchieste sulla ricostruzione sono soltanto una minima parte rispetto al grande sforzo economico in piedi. È sicuro il sindaco Biondi che non intralceranno la ricostruzione dell'Aquila. Piuttosto esiste il problema, enorme ormai cronico, del personale. Una carenza incredibile nel comune dell'Aquila come in tantissimi altri uffici. Il governo su questo deve fare una scelta importante, dice Biondi, e si chiede anche per l'Aquila un regime di deroghe per poter far fronte alle necessità. Allora, intanto credo che le inchieste, poi vediamo quante arriveranno a definizione e quante condanne ci saranno, comunque rappresentano una parte piccolissima rispetto ad uno sforzo economico incredibile. Secondo poi, io l'ho sempre detto, che si deve partire da una presa d'atto, che i nostri enti sono deboli strutturalmente, cioè abbiamo poco personale. Se voi pensate che dal 2009 al 2017 sono andati in pensione, cioè il Comune dell'Aquila ha un saldo negativo di personale pari esattamente quasi agli assunti con il concorsone, si capisce che sono andati solamente a compensazione di una pianta organica che comunque già aveva delle carenze. E questa stessa cosa me la sento ripetere al provveditorato, me la sento ripetere al segretario regionale, me la sento ripetere dal sovrintendente, me la sento ripetere dal Genio Civile. Bisogna partire da questa consapevolezza e bisogna dire al governo che sul personale bisogna fare delle scelte chiare, bisogna fare delle scelte nette e che i nostri enti, che avranno davanti ancora tanti anni da dedicare alla ricostruzione, devono essere messi nelle condizioni di avere un regime di deroghe, anche questo chiaro, a cui attingere per poter fare fronte alle tante necessità che abbiamo. Se si pensa che soltanto il Comune dell'Aquila ha un piano triennale delle opere pubbliche, di cui gran parte, se non la totalità, dedicato a lavori che in varie misure rientrano nell'ambito della ricostruzione. Questo piano vale 370 milioni di euro, addirittura non riusciamo neanche ad individuare all'interno del personale del comune il numero sufficiente di responsabili unici del procedimento per portare avanti le carte, figurarsi i lavori. Incidente dell'elisoccorso del 118 a Campo Felice. Arrivano le motivazioni, secondo l'Agenzia Nazionale di Sicurezza del Volo, condizioni meteo, ma anche la decisione del pilota di proseguire il volo, il servizio. La scarsa visibilità, la decisione del pilota di proseguire lo stesso la missione, il suo limitato allenamento al volo strumentale e la perdita di consapevolezza situazionale sono le cause che hanno significativamente contribuito all'incidente avvenuto lo scorso 24 gennaio a Campo Felice, dove un elicottero lo scorso anno si schiantò contro un monte provocando la morte delle 6 persone a bordo del personale del 118. Sono questi i risultati dell'inchiesta condotta dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, un'inchiesta che ha finalità esclusivamente di
prevenzione, non di individuazione di eventuali responsabilità. L'elicottero decollato dall'aeroporto dell'Aquila di Preturo per soccorrere uno sciatore che si era infortunato e poi ripartito alla volta dell'ospedale dell'Aquila si schiantò 2 minuti dopo il decollo sul versante sud-ovest del Monte Cefalone a 1840 metri di quota. L'inchiesta dell'agenzia ha accertato che non vi erano inefficienze né dell'elicottero né dei sistemi di bordo che possano aver causato o contribuito all'incidente, tantomeno sono emerse delle avarie. Piuttosto va rilevato, secondo l'agenzia, che le condizioni di visibilità nella parte iniziale e in quella centrale della piana di Campo Felice erano degradate rapidamente nell'arco temporale compreso tra l'andata e il ritorno, riducendosi a poche decine di metri. Il rapido deterioramento delle condizioni di visibilità, secondo l'agenzia, viene indicato come una delle cause che hanno determinato l'incidente. Ma accanto a questo ce ne sono anche altre, secondo l'agenzia del volo, come la decisione del pilota di proseguire ugualmente la missione, una volta realizzato che le condizioni di visibilità presenti non avrebbero consentito di proseguire il volo, cioè, secondo le regole del volo a vista, la perdita di consapevolezza situazionale causata dal probabile disorientamento spaziale sofferto dal pilota in condizioni meteorologiche di volo strumentale e poi il limitato allenamento alla condotta strumentale del volo. All'incidente potrebbe aver contribuito, sempre secondo l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, l'assenza in cabina di pilotaggio del tecnico EMS, che ha privato il pilota di un migliore supporto alla sua attività decisionale di condotta. A conclusione dell'inchiesta, la NSV ha emanato, a fini di prevenzione, 5 raccomandazioni di sicurezza, con lo scopo di rimuovere alcune criticità emerse nel corso delle indagini. Maltrattamenti in famiglia continuati ed estorsione sono le contestazioni di reato mosse dalla Procura di Teramo nei confronti di Francesco Martini, 25enne di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, arrestato dai carabinieri della locale stazione diretti dal luogotenente Nicolino Balducci su ordine del GIP Mauro Pacifico. Secondo quanto ricostruito nelle indagini, il giovane, già conosciuto ai militari per piccoli reati contro il patrimonio, picchiava in più occasioni la madre colpendola con calci e pugni per futili motivi, sempre perché la donna rifiutava di comprare la droga. Minacciata di essere sgozzata e dopo l'incendio dell'appartamento, la madre era stata costretta a consegnargli sempre più frequentemente piccole somme di denaro, fino a quando, esasperata, ha deciso di denunciarlo ai carabinieri. Da qui il rapporto della magistratura, che ne ha chiesto e ottenuto l'arresto. E ora cambiamo pagina. C'è stata disparità di trattamento tra il comune di Chieti e gli altri comuni della provincia per le risorse assegnate per l'istituzione delle UCCP, le unità complesse continuative. Ad attaccare la regione sono i consiglieri comunali di centrodestra di Chieti. Ascoltiamo Emiliano Vitale al microfono di Gino Di Tizio. Purtroppo ancora una volta, disfacendo un accesso agli atti attraverso il Presidente di Commissione di Vigilanza Mauro Febbo, abbiamo avuto modo di approfondire la questione e soprattutto di paragonare quelle che saranno queste unità complesse rispetto alle diverse città della provincia di Chieti. Intanto l'investimento che la Regione farà per per quello di Chieti sarà di 750.000 euro circa, mentre invece per Francavilla sarà di 1.200.000. Ma la cosa, il dato eclatante che viene subito alla luce è che la ASL ha considerato i residenti della città di Chieti, quindi quei cittadini che dovranno usufruire di questi servizi, di 44.000 abitanti. Il che vuol dire che è sicuramente un dato sballato rispetto a un bacino di utenza di quello Francavilla, che è sicuramente inferiore. A quello di Chieti bisogna anche aggiungere Casale Incontrata, che fa parte dello stesso bacino, dello stesso comprensorio, quindi una differenza di circa 12 ambulatori fra quelli pediatrici e quelli medici rispetto ai 47 di quelli di Francavilla, dove oltretutto pare che la ASL abbia acquistato uno stabile proprio dal comune, e la legge infatti prevede che queste UCCP devono essere situate nei stabili proprietà della ASL. Allora la domanda è questa: perché è stato fatto questa disparità di trattamento? Perché si parte da dati sballati e soprattutto perché poi si avranno effetti di inefficienza da parte di questi ambulatori? Oltretutto questi ambulatori verranno giustamente posti nell'ospedale vecchio del Santissimo Annunziato, era una sede storica, e è utilizzata questa superficie in minima parte, si poteva benissimo avere una maggiore esposizione, una maggiore fruizione di una superficie maggiore. Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del TAR di Pescara. L'affidamento del servizio di igiene urbana del comune di Atessa del 2016 era in house, poiché Ecolan era già una società in house. Vediamo il servizio.
È una vittoria su più fronti, quella di Ecolan al Consiglio di Stato che ribalta la sentenza del TAR di Pescara. L'affidamento in house del servizio di igiene urbana del Comune di Atessa datato 2016 era legittimo, in quanto Ecolan era una società in house anche con il precedente statuto. Questo risultato lo si deve ai sindaci dei 53 comuni soci, dice il presidente della SPA pubblica di Lanciano, Massimo Ranieri. Se questa società ha raggiunto degli obiettivi è dovuto al fatto che tutti i sindaci ci hanno creduto, approvando in ogni singolo consiglio comunale le modifiche proposte allo statuto, che poi è stato adeguato alle nuove normative, particolarmente riguardo al controllo analogo che veniva messo in discussione nel dibattito politico locale. Se questa società, insomma, ha raggiunto qualche buon obiettivo è sicuramente legato al fatto che tutti i sindaci che rappresentano, che comunque sono proprietari della società, hanno creduto in questa società, tant'è che hanno insieme a noi riproposto le modifiche statutarie. Insomma, è stato un lavoro anche da parte dei consigli comunali, perché il nuovo statuto, ripeto, è stato riportato all'attenzione di 53 consigli comunali. Un altro elemento emerso dalla sentenza del 30 aprile scorso è quello relativo all'attività prevalente che, scrivono i giudici, è rappresentata anche dalla gestione e proprietà della discarica assieme agli affidamenti del servizio. Sostanzialmente il Consiglio di Stato ci dà un'indicazione ben precisa sull'attività prevalente, riconoscendo come attività prevalente anche il fatturato della discarica, perché ritiene che la discarica sia un cespite della che noi come società SPA abbiamo ereditato dal vecchio consorzio, e quindi non siamo una società che si è messa sul mercato alla ricerca di nuovi spazi, di nuovi, diciamo, di nuove attività, ma e questo chiaramente ci fa ritenere società in house relativamente al fatturato, e possiamo dire che oggi l'attività prevalente è il 100%, quindi siamo ben oltre l'80% previsto dalla normativa. La gestione pubblica dei rifiuti piace anche ad altri comuni che ne chiedono il servizio. Dopo i nuovi ingressi di Castiglione Messermarino, Crecchio e Tollo, bussano alle porte di Ecolan l'Unione dei Comuni del Sinello e Casalbordino, Pollutri e Fraine. Il padiglione turistico del Porto Marina di Pescara ospiterà il 26 e 27 maggio il Tour della Salute, il più grande evento del centro Italia, il servizio di Paolo Renzetti. La prima tappa di un evento importante che viene ospitato da Pescara Senior City e Pescara Baby City, che erano le due manifestazioni che venivano svolte dalla Camera di Commercio dal Confesercenti in compartecipazione della Camera di Commercio su Pescara. Quest'anno si è deciso di unificare le manifestazioni e di ospitare questo tour importantissimo che prevede moltissima attività di prevenzione. L'obiettivo prevenzione è un obiettivo importante che tutti quanti devono raggiungere, per cui insieme ai professori che verranno coinvolti dei vari ospedali, delle università, si farà tutta un'attività di prevenzione e di screening all'interno di questo evento. Quindi sabato e domenica, un momento importante per i bambini e per gli anziani, ma in generale per tutti, per conoscere anche tutte le opportunità che vengono offerte dal Tour della Salute. Cosa vedremo in questi due giorni alla Marina di Pescara? Allora, vedremo il Salone del Bambino e della Famiglia, Pescara Baby City, dove ci saranno divertimento, intrattenimento, sport, animazione, ma anche salute e informazioni per i genitori. Quindi tante cose. Poi avremo Pescara Senior City con anche lì la stessa formula, quindi divertimento, intrattenimento, senior a questo punto, ma anche molta salute anche lì, perché avremo Federfarma che, come ogni anno, si occuperà di fare tantissimi screening gratuiti di prima istanza, quindi parliamo di MOC, spirometria, audiometria, pressione oculare, insomma saranno tanti screening utili per le persone che vorranno approfittare in questo sabato e domenica di sole. E come diciamo prima in conferenza stampa, prevenire significa star bene, stare bene più a lungo possibile. Una Lanciano mai vista nella mostra allestita in Biblioteca Comunale per il Mese della Cultura, con disegni e progetti del Novecento mai realizzati. Vediamo. C'è una Lanciano mai vista nella mostra allestita in Biblioteca Comunale per il Mese della Cultura. Domenico Maria Del Bello ne ha curato l'allestimento in 5 pannelli con disegni e progetti che abbracciano un ampio arco temporale lungo il Novecento. L'iniziativa è nata da un'idea del personale della Biblioteca Comunale di Lanciano, che gestisce anche l'accesso ai documenti conservati nell'archivio storico del Comune di Lanciano.
E in realtà la mostra è sulle trasformazioni della città, le trasformazioni appunto possibili, e analizzando appunto i progetti che nel corso di praticamente un secolo, tutto il Novecento, sono stati prodotti per l'ufficio tecnico, per sottoposti all'approvazione, ma per diverse ragioni non sono poi stati realizzati. E quindi è un momento di riflessione in realtà sulle trasformazioni contemporanee del tessuto urbano e dell'architettura. E l'assessore alla cultura Maruska Miscia invita alla visita. E anche per frequentare, per vivere la nostra biblioteca comunale, che rappresenta un fiore all'occhiello a livello regionale, e perché ha una grande ricchezza in termini di opere, di libri, ed è una biblioteca molto visitata, in cui è possibile effettivamente avere delle opportunità di studio, di prestito interbibliotecario, quindi servizi efficienti. Il 7 giugno ci sarà all'Aquila il primo trofeo Italo Foschi. Fu lui all'Aquila a sancire la fusione delle quattro società romane per far nascere la AS Roma. Vediamo. Il 7 giugno alle 18.30 allo Stadio Gran Sasso, Italo Acconcia, a conclusione dei festeggiamenti per i 90 anni della Roma, il Roma Club Vittorio Zingarelli ha voluto organizzare il primo trofeo intitolato Italo Foschi, che vedrà una partita tra una formazione giovanile dell'Aquila Calcio del 2003 e una della S Roma del 2004, con la presenza di vecchie glorie giallorosse. Italo Foschi ancora vive oggi nella sala museo all'Aquila. C'è la sua famosa scrivania, dove fu firmata la fusione nel 1927 delle quattro società romane per dar vita alla Roma. Vittorio Zingarelli era il nipote prediletto di Italo Foschi. Lo racconta così Riccardo Zingarelli, presidente del Roma Club. È un legame chiaramente fortissimo. Italo Foschi è il fratello di mia nonna, non aveva figli. Quindi i tre figli di Italia Foschi sono stati quelli che per lui sono stati i veri figli, diciamo. Fra questi mio padre Vittorio ha avuto un legame strettissimo con lui e ha seguito poi tutte le sue vicissitudini e il resto. Nell'eredità morale di Italo Foschi c'è stata anche questa eredità materiale di aver lasciato lo studio esattamente dove il 7 giugno 1927 è stata costituita con la fusione della Fortitudo Alba e Roman la AS Roma. L'incasso, il biglietto costerà 5 euro, sarà devoluto in beneficenza all'Aquila per la vita. L'ingresso sarà gratuito invece per i ragazzi sino a 15 anni. Il 7 giugno sarà innanzitutto una giornata di sport e di amicizia. La Roma visiterà anche i principali monumenti della città dell'Aquila. A loro sarà mostrato anche tutto il patrimonio notevole della Sala Museo, un luogo di storia e di cultura importantissimo per la città dell'Aquila. Un trofeo che inizia, ma che di certo, questa è l'intenzione degli organizzatori, proseguirà anche nei prossimi anni. Abbiamo fatto abbiamo organizzato questo trofeo perché tra l'altro c'era un impegno da parte della AS Roma al momento dopo la morte di Italo Foschi e diceva che si sarebbe organizzato dal 1949, pensate un po', un torneo intitolato a Italo Foschi. E questo servizio ci introduce di fatto nella pagina dello sport, parliamo subito di Serie B, la rivoluzione della Rosa del Pescara potrebbe coinvolgere anche la parte dirigenziale, prende sempre più forma l'addio del direttore sportivo Luca Leone, per la sua sostituzione sono tre i nomi in corsa, vediamo il servizio. La rivoluzione dell'organico del Pescara, prevista con la prossima sessione di mercato, tocca anche la parte dirigenziale. Dopo due anni potrebbe infatti lasciare il direttore sportivo Luca Leone. Con le dimissioni già arrivate da Peppino Pavone dopo l'esonero di Zeman, ecco che lo staff direttoriale di questo biennio sarebbe azzerato. La casella di Pavone era stata già colmata da Giorgio Repetto, il cui avvento inizialmente era servito per affiancare Massimo Epifani, allora promosso da tecnico della Primavera a quello della prima squadra. Repetto poi è stato determinante quando
quando ha avuto l'intuizione Beppi Pillon, una mossa che ha salvato la Serie B del Delfino. Ecco perché la coppia Repetto-Pillon, entrambi in scadenza di contratto, va verso il prolungamento dell'accordo e sarà l'asse con il quale il presidente Daniele Sebastiani potrà ricostruire la squadra. Resterebbe a quel punto da colmare l'eventuale vuoto lasciato da Leone. Due sono i profili principali, Antonio Bocchetti e Filippo Antonelli. Più defilato quello del DS del Foggia, Luca Nember, che è sempre più vicino alla conferma tra i Satanelli. C'è stato un momento nei mesi scorsi in cui Nember sembrava sul punto di lasciare, ma dopo il buon finale di stagione la proprietà foggiana sarebbe pronta a proporre un rinnovo del contratto. Filippo Antonelli ha iniziato il lavoro dietro la scrivania alla Propatria e dopo un anno, nel 2015, è diventato DS del Monza in Serie D ed ha portato avanti un ottimo lavoro con la vittoria del campionato nel 2017 e un bel quarto posto in Serie C nel girone A quest'anno. Per Antonelli si tratterebbe di un ritorno a casa, ma il DS del Monza ha mercato, specie al nord, ed anche l'appena retrocesso Verona ha sondato il dirigente abruzzese. E allora in pole position sembra essere Antonio Bocchetti, già difensore del Pescara dal 2011 al 2014, napoletano di nascita, da quando si è ritirato è diventato coordinatore dell'area tecnica della Paganese, ultimo club nel quale ha giocato, ma ha continuato ad avere rapporti cordiali e assidui con il presidente Sebastiani. Lo scorso anno è stato anche vicino all'incarico di DS del Teramo. In attesa di ulteriori sviluppi, il Delfino ha già portato a termine una operazione con l'acquisizione del giovane difensore classe 96 Alessandro Celli in scadenza con la Fidelis Andria. Trattative avanzate proprio con il Monza per due esterni d'attacco classe 92, Luca Giudici e Andrea Derrico. Scendiamo in Serie C, il dilemma allenatore continua a tenere banco in casa Teramo. Zichella la prossima settimana parlerà con la dirigenza, ma tra i vari profili, oltre a quello di Iervese, prende corpo la figura di un terzo nome che abbia esperienza nel campionato di Serie C, il servizio di Jacopo Forcella. Il terzo nome, quello a sorpresa finora tenuto nascosto, potrebbe essere quello davvero favorito alla panchina del Teramo. Un weekend di riflessione per Campitelli, che tuttavia avrà impegni lavorativi che lo distoglieranno per qualche ora dalla scelta dell'allenatore. La prossima settimana incontrerà Zichella, ma quello che filtra è che la società, oltre a lui e Iervese, sta seguendo un tecnico che abbia già grande esperienza nella terza serie. Sarebbe una delle caratteristiche che vorrebbe Campitelli nel caso non dovesse confermare Zichella. Insomma, le strade a questo punto sono tre e rispondono a tre idee molto differenti. Zichella conosce l'ambiente La Rosa, l'ha allenata nell'ultima settimana, ma ne conosce pregi e difetti. Ha già un rapporto di stima con la dirigenza e sarebbe disposto anche ad un accordo annuale pur di dimostrare il suo valore in Serie C. In seconda posizione ci sarebbe un debuttante nella categoria come Pierluigi Iervese. Esperienza nelle giovanili biancazzurre del Pescara e un campionato di Serie D con il Francavilla, con cui ha sfiorato la qualificazione ai playoff. Infine il terzo profilo. Magari un allenatore che la categoria la conosce a menadito. Probabilmente all'inizio gli servirà più tempo per conoscere bene l'organico, comunque da rinnovare, ed entrare nei meccanismi. Ma quella che poteva sembrare solamente una suggestione, quella di un terzo nome, sta invece cominciando a diventare realtà. La società si sta muovendo in gran segreto e anche le valutazioni sono state improntate rispetto ad una prudenza nella scelta, conseguenza diretta dei campionati disastrosi da cui il Teramo è reduce. Non ci saranno scelte immediate, la dirigenza vuole pensarci bene per non doversi trovare poi a metà stagione a fare cambiamenti in corsa che, come dimostrano le due annate passate, spesso non danno gli effetti desiderati. Anche sul mercato le operazioni saranno vagliate con molto più scrupolo. Chi rimarrà dovrà sposare un progetto di rilancio in grado di cancellare quello che è stato. Quello che è innegabile è che Mister X stia scalando rapidamente le gerarchie, diventando uno dei favoriti alla panchina del Teramo. Bocche cucite in casa diavolo, si aspetta la prossima settimana il colloquio con Zichella, che a questo punto ha dalla sua allarma di poter parlare per primo. Se chiude l'accordo, taglia tutti i concorrenti, a meno di colpi di scena nelle prossime ore. Ed ora la Serie D. Da oggi l'Avezzano mette in vendita gli abbonamenti socio sostenitore e di fatto dà inizio a tutta quella serie di iniziative che consentiranno alla società marsicana di chiedere il ripescaggio nel campionato di Serie C. Vediamo.
Avere in cassa liquidità immediata per lanciare l'operazione Serie C. Con questa finalità inizia oggi la vendita delle tessere di abbonamento socio-sostenitore dell'Avezzano Calcio al prezzo di 100 euro. È l'iniziativa varata dal presidente Gianni Paris in collaborazione con l'ufficio marketing della società marsicana. L'Avezzano non lascia nulla di intentato e, come rivelato già la scorsa settimana, tenterà la strada del ripescaggio in Serie C, comunque particolarmente costosa. Ecco perché da oggi sono 2.000 gli abbonamenti socio-sostenitore in vendita, fino al 7 luglio. Un abbonamento che tra le altre cose permetterà l'accesso a tutti i settori dello Stadio dei Marsi nella prossima stagione, sia in caso di ripescaggio in Serie C che di permanenza in Serie D. C'è anche la facoltà di effettuare il pagamento in due rate. Dopo il 7 luglio l'Avezzano metterà in piedi la campagna degli abbonamenti classica. Raccogliere 100-150 mila euro in un mese e poco più è l'obiettivo del club di Via Ferrara. Questa somma verrà utilizzata a completamento della domanda di ripescaggio in Serie C. Chiaramente la società iscriverà la squadra e tutte le altre di settore giovanile per la Lega Nazionale Dilettanti di Serie D, quindi saremo obbligati a presentare l'iscrizione prima in Serie D e poi quella nell'idea del ripescaggio nella Lega Pro. E ovviamente ci auguriamo nella risposta massiva, nella voglia di Serie C da parte degli avezzanesi, di tutti quelli che abbiamo visto allo Stadio dei Marsi nelle ultime giornate. Nell'ambito del progetto Scuole Aperte allo Sport, giovani studenti aquilani hanno incontrato Carlo Molfetta, campione olimpico a Londra 2012 ed ora team manager della Nazionale Italiana di Taekwondo. Vediamo. Che piacere incontrare qui all'Aquila Carlo Molfetta, che del Taekwondo è stato campione olimpico a Londra 2012. Quanta acqua è passata sotto i ponti da Londra? Beh, tantissima, a partire dal fatto di aver smesso di fare l'atleta, quindi adesso mi occupo della parte organizzativa e coordinativa dello staff, perché sono il team manager della nazionale, quindi ne è passata parecchia, sono passati ormai 6 anni è passato remoto ormai. Forse non tutti sanno che il Taekwondo è l'arte marziale più praticata nel mondo. Abbiamo circa 70 milioni di praticanti al mondo, quindi una delle, se non la più, l'arte marziale più praticata al mondo. Ci parli di scuole aperte allo sport, perché questa mattina avete un compito molto importante, cioè trasmettere qualcosa ai ragazzi. Sì, appunto, i ragazzi soprattutto a questa età devono capire quanto importante sia fare sport e farlo bene, e a parte che ti fa star bene in salute per quando cresci, durante la crescita, e poi ti educa, e questa è una cosa fondamentale per un ragazzino. Ti posso fare una domanda un po' antipatica? Il Taekwondo, come altri sport, ha il problema del doping, perché se ne parla tanto, non so se ne parlerete anche ai ragazzini, perché quando si parla di valori si parla anche, insomma, di giocare pulito. Sì. Diciamo che fortunatamente non abbiamo questo problema. È uno sport molto tattico, poco fisico, solitamente sono gli sport fisici che tendono ad avere questo tipo di problemi. Se ne sono stati beccati 2 o 3 in tutto il mondo, sono pure tanti. Fortunatamente non abbiamo questo problema. L'ultimissima, il tuo rapporto con l'Abruzzo, siamo in Abruzzo, se conosci l'Abruzzo, se lo stai conoscendo adesso. Sì, conosco l'Abruzzo, vengo spesso a Teramo perché ho alcuni amici da queste parti, e quindi quando riesco, mi piace molto questa parte dell'Italia. I servizi che avete poco fa visto saranno a disposizione fra pochi minuti on demand attraverso la nostra pagina YouTube o attraverso il nostro sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento per questa sera alle ore 21 con Velò, il nostro settimanale dedicato al mondo del ciclismo, condotto da Jacopo Forcella e con la partecipazione di Luciano Rabottini. Il TG6 invece torna alle ore 19 con la seconda edizione e alle ore 23 con la terza edizione. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.